Tanto per cambiare, oggi vi faccio vedere un po' di cose ignoranti. Torna sul canalone a grandissima richiesta il Behringer Crave, con cui vi faccio vedere oggi qualche patch interessante. Di base si rivela molto ma molto adatto nel creare bei bassoni, diciamo che è un po' il suo habitat naturale. Una ricetta perfetta, ad esempio, è andare a giocare con l'onda quadra e andarne a modulare la width, quindi la larghezza di questo impulso di onda quadra, prendendo come sorgente di modulazione l'LFO. Gliene diamo una certa quantità e mettiamo l'LFO in triangolare per essere un po' più morbidi. Andiamo a filtrare. Come sorgente di modulazione manterrò l'inviluppo, che in questo caso ha ancora sustain. Lo spegniamo. Come possiamo vedere, la resonance va a togliere basse, quindi occhio a giocarci quando stiamo facendo bei bassoni. Mentre ovviamente per aprire e chiudere il filtro, partendo da un filtro chiuso, situazione ideale, dovremmo dare una quantità di modulazione in positivo, ovvero partire dalle 12 e andare in senso orario. Dovremmo dare una quantità di modulazione che sia positiva e non negativa, cioè che vada a leggere l'inviluppo invece al contrario, verso il basso. Cerchiamo di fare un basso leggermente più morbido, partendo invece da un dente di sega. Questa volta vorrò sustain. E per sfruttare al massimo questo sustain andremo a creare una piccola modulazione sul pitch per rendere tutto un pochino più pensieroso. Vado a scegliere come mod destination la frequency stavolta e non la width, che col dente di sega smette di avere senso. Vado a scegliere come destinazione l'oscillatore e do una piccola quantità di modulazione proveniente dall'LFO. Andrà molto lento. Proviamo a rendere il tutto più dinamico con un bel cavetto che andrà a prendere il keyboard CV, cioè il volto per ottava, quindi la nota che stiamo suonando, e l'andrà ad utilizzare per due scopi. Entro nel multiple e creo due copie di questo keyboard CV. Una copia la mando a gestire il cutoff, quindi avremo quello che si chiama keyboard tracking, e un'altra copia la mando a gestire la quantità di modulazione, cioè questa roba qui, sull'oscillatore. Quindi tanto più sarà alta la nota che vado a suonare e tanto più il pitch verrà modulato. A questo punto, perché non introdurre qualche effettino? In questo caso lo farò nella maniera più divertente, ovvero mettendoci accanto dei moduli Eurorack. Ovviamente potete farlo anche con dei pedali. Prendiamo l'uscita VCA ed entriamo in un modulo delay, da cui poi esco e vado fuori nel mio mixer. Su questo delay c'è anche una distorsione. Thank you.
molto carino. Diamogli anche un po' di riverbero con il Distinct X. Molto divertente. Già che ci siamo, facciamo un'altra peccina. Torniamo in tema bassi e andiamo a complicare ulteriormente le cose. Vado giù di mod source, me ne ritorno sulla wit. Diciamo che voglio aggiungere ulteriore ignoranza senza per forza accedere a moduli o pedali esterni. Possiamo farlo prendendoci un semplice cavetto e andandoci a prendere ad esempio l'uscita del dente di sega che non stiamo usando per causare FM, quindi modulazione di frequenza in banda audio, sulla forma d'onda quadra che invece stiamo usando. E poi ovviamente gestire tutto questo discorso, come prima, all'interno di un distorsore esterno. Facciamolo con un wave folder in Eurorack, userò il Tip Top Fold Processor. In questo caso ovviamente potrò anche usare le modulazioni del Crave per andare a gestire parametri esterni al Crave, come in ogni semimodulare. Prendo ad esempio l'output del mio inviluppo del Crave e lo vado ad utilizzare per aumentare la quantità di folding, sempre secondo inviluppo, quindi sia il filtro che il folder si muoveranno con lo stesso inviluppo. Diciamo che ce n'è di ignoranza. Un'altra cosa che non puoi non saper fare se hai un Crave è generare percussioni. Con il rumore è un po' più semplice, quindi le lasciamo per un altro video, mentre quello che veramente ci può dare gusto è generare bei chicconi enormi, un po' in stile DFAM se vogliamo. Andiamoci innanzitutto in onda quadra. Il pitch più basso possibile e andremo giù anche di ottava sulla nostra tastiera. Per ottenere un kick ci sono due regole fondamentali. Uno, avere degli inviluppi soltanto percussivi, quindi andare a spegnere il sustain e generare un inviluppo sufficientemente breve. Secondo, poi assegnare questo inviluppo non solo al volume, ma anche al filtro, perché no? Sentite come inizia a generare percussività e soprattutto al pitch. In questa maniera avremo le note più alte e quindi le alte frequenze all'inizio che faranno la nostra punta e le basse, cioè la nostra ciccia, verso la fine. Lo facciamo andando a prendere come mod source l'inviluppo, come mod destination la frequency e andando su di quantità. Se vogliamo possiamo mixare dentro un pochino di rumore per dare un pochino di punta e possiamo andare a scegliere il punto di forma d'onda che ci interessa di più. A questo punto la quantità di inviluppo sul pitch e sul filtro saranno la quantità di punta sostanzialmente, mentre il decay sarà la durata del nostro kick. Possiamo farlo diventare quasi un basso. Se vogliamo aggiungere ignoranza ci prendiamo un bel cavetto e usiamo il nostro oscillatore SO, che anche in questo caso non stiamo ancora usando, per andare a modulare in frequenza o la nostra quadra.
oppure il cutoff del filtro. O ancora la risonanza. O quello che vi pare. Possiamo addirittura prendere un oscillatore esterno, come quello che ho qui sopra, e andarlo ad utilizzare per modulare in frequenza il nostro oscillatore. Il confine tra basso e kick inizia ad assottigliarsi. Dato che siamo in tema percussioni, affianchiamoli in una drum machine. Per un setup completo ho scelto la Drum Brute Impact e di nuovo i miei moduli Eurorack. Il Crave sta entrando come prima in un delay molto molto stretto, quindi non sentiremo delle vere e proprie ripetizioni. Poi nel Fall Processor, che aggiunge ulteriore distorsione. E poi nel Distinct, che sta lavorando insieme alla cassa come un compressore sidechain per fare il classico cassa basso. L'LFO del Crave è stato mixato tramite mixer interno con l'inviluppo e il loro mix sta controllando l'apertura del filtro. Successivamente la Drum Brute Impact sta mandando fuori il suo clock dentro la porta tempo del Crave, in maniera da mettere in sync il tutto. Inoltre, l'oscillatore del Crave sta ricevendo FM dall'output di questo oscillatore. Sentiamo come suona. Se ti è piaciuto questo video e tutte le idee che ti ho fatto vedere di patch, fammi sapere se ci sono delle cose creative che fai con il Crave o con altri semimodulari e scrivimele qua sotto nei commentoni. Se non l'hai già fatto, iscriviti al canale, se l'hai già fatto, muah!